Buonasera a tutti e a tutte, e diamo inizio a questa iniziativa. È bellissimo vedere questa sala piena per questo incontro. Chiedo ai fotografi nel frattempo di sedersi, ci sarà tempo anche più tardi per fare delle fotografie. Siamo qui prima di tutto per discutere. Prima di iniziare, chiaramente ringrazio Naomi Klein per essere qui con noi quest'oggi, aver scelto di presentare come unica data a Roma il suo libro in questo luogo, che per noi è un luogo molto simbolico. Ed è per questa ragione che prima di iniziare vorrei lasciare la parola a Paolo Ferrini, che fa parte di questa esperienza, che ci sta ospitando, in modo tale che ci spieghi perché era importante per noi scegliere proprio un luogo come questo per questa iniziativa. Intanto buonasera a tutte e a tutti, e era importante perché siamo partiti dal titolo, ci ha incuriosito il titolo di questo libro. Alcuni mesi fa con Luca stavamo qua e pensavamo, visto che doveva passare in Europa a presentare questo libro, perché avevamo avuto un abbocco 10-15 anni fa per la presentazione di Noroco al cortocircuito, no? Con gli Abbasta, tante volte succedesse, ed è successo. Ci abbiamo messo poco tempo, l'abbiamo saputo un poco tempo. Ci scusiamo intanto con tutta la gente che sta in un'altra sala, perché questa sala l'abbiamo chiusa per motivi di capienza, nella sala L, dove mandiamo in diretta streaming questo evento. Dopodiché la conferenza stampa si avverrà dall'altra parte. Perché secondo noi siamo partiti dal titolo ed era importante che Naomi Klein presentasse questo libro qua? Perché intanto abbiamo occupato questo posto già da subito, cercando di capire che un posto pubblico non andasse più assoggettato agli interessi privati. Abbiamo pensato subito di occuparlo e di farci sopra un esperimento che coniugasse il diritto all'abitare con il diritto alla cultura, al lavoro e alla socialità. I primi 5 piani, dal primo piano fino al 7, ospitano circa 150 nuclei familiari, a maggioranza migrante. Il piano terra e i piani seminterrato come questo e il piano sotto li stiamo piano piano adibendo a servizi culturali, lavorativi e sociali, aperti sia all'interno dell'occupazione ma soprattutto al territorio. Quindi riportare questo stabile, che era stato lasciato abbandonato, di proprietà pubblica a un fine comune, e ci stiamo piano piano riuscendo, nella consapevolezza che è un percorso difficile, perché invece il debito mentale che ormai accoglie i nostri rappresentanti politici del patrimonio pubblico ne vogliono fare, alienandolo e valorizzandolo, termini che utilizzano loro, ne vogliono fare soltanto cassa per rimpinguare quello che loro chiamano debito. Noi non siamo d'accordo, perché pensiamo che sia una delle poche risorse che è rimasta, e siamo d'accordo invece a utilizzare il patrimonio abbandonato, pubblico e privato, in termini di rigenerazione. Una rigenerazione che però non parta da un presupposto, come si sta cercando di fare adesso, diciamo di romanella, di sbiancata rispetto alla bruttezza e al grigiore che c'è, ma una rigenerazione che parta da quel concetto filosofico e, se volete, anche un po' religioso che instaurava Kant nei primi dell'Ottocento, in qualche modo ha sviluppato dal punto di vista invece politico e sociale Hegel alla fine dell'Ottocento, per cui una rigenerazione che in qualche modo ci porti a questa immagine qua. Leggendolo il libro ci è piaciuto, perché sopra c'è il senso anche di quello che noi stiamo affrontando nel pratico qua dentro, ed è per questo che ci sentiamo piccoli, ma e ci sentiamo anche, diciamo, un po' sofferenti nel lottare nei confronti di chi invece detiene il potere di questo posto. Questo posto, e mi collego e concludo con la presentazione del libro, è di proprietà e sta per diventare di proprietà delle Blackstone, che è un hedge fund americano
che detiene il 4% del debito italiano, che sta a circa 200 miliardi, per cui stiamo lottando con quelli che noi chiamiamo poteri forti, ma li stiamo conoscendo questi poteri forti, contro i quali invece un senso di ribellione, un senso che dalla ribellione passi alla consapevolezza dell'utilizzo delle proprie possibilità e di quello che ci viene regalato e di quello che in qualche modo esprime il libro, che cerca di coniugare i temi della giustizia ambientale con i temi della giustizia sociale. Concludo dicendo che è un primo ovviamente passaggio in termini culturali, ma ci dà sostegno. Ci dà sostegno per l'esterno, ci dà sostegno l'indagine, e mi riferisco qua a quella stampa che è venuta oggi qua, no, è venuta perché c'è un evento, Naomi Klein è conosciuta a livello internazionale, però questa stessa stampa dipinge questi posti come dei posti pericolosi. Noi stiamo dimostrando oggi qua, a partire dalla presentazione di questo libro, che i pericolosi stanno fuori. E rispetto a quello che c'è fuori vogliamo una rigenerazione dal basso, che parta dai principi, dai diritti e dai bisogni della gente nostra, e che vogliamo possa essere anche come un punto di riferimento di tutti quei sognatori ribelli che però vogliono avere i piedi per terra, e individuando questa terra non più come un oggetto ma come un soggetto. Se noi non cominciamo a rispettare la terra dove abitiamo, è evidente che non ci abbiamo nessuna possibilità di prospettiva. Grazie. Grazie Paolo, e vi spiego brevemente come abbiamo immaginato la struttura di questa iniziativa. Chiaramente per noi è un'occasione per confrontarci con Naomi, quindi la prima parte la dedicheremo a lei e a farci raccontare qual è la teoria che c'è dietro a questo libro e qual è il cambiamento che le auspica. Nella seconda parte invece ci piacerebbe che ci fossero degli interventi, delle domande, dei contributi dal pubblico, per appunto intavolare una discussione che sia più ampia possibile. Thank you, Marika and Paolo, and I also want to have a special thanks for Olga Fernando, my translator, who will be working very hard tonight. Allora, parto con i ringraziamenti rivolti a Marika, a Paolo e all'interprete Olga Fernanda, che dovrà lavorare duramente questa sera. It's very special to be launching the book in Rome in this space, very fitting. I always think that the reason why Italy had such a strong response to my first book, to No Logo, is because Italians understand the power of symbols. And this is a very, very powerful symbol, as well as a powerful functional space. Ed è veramente un piacere per me poter lanciare questo mio libro in un luogo così particolare e così giusto. Io penso che gli italiani, l'Italia, abbiano risposto in maniera così decisa al mio libro No Logo per un semplice motivo: perché gli italiani capiscono il potere dei simboli, e un luogo come questo è un luogo veramente simbolico e funzionale. And this outrageous fact that Blackstone, which is one of the hedge funds, one of the financial institutions most responsible for the financial crisis, would now be feeding on the ruins in a public space that is supposed to be serving the people's interest, is simply unacceptable. And it's so inspiring to see people drawing the line and refusing to let that happen. Ed è veramente inconcepibile, inaccettabile che un hedge fund, un'istituzione finanziaria come la Blackstone, responsabile appunto per buona parte della crisi finanziaria, possa sfruttare la situazione alimentandosi delle rovine di uno spazio pubblico che dovrebbe invece perseguire gli interessi della gente. E quindi questo lo trovo assolutamente inaccettabile.
So the question about environmental justice movements, and you know, I think it's a very good one. It's a big one. It's the subject of the whole last third of the book. I would answer maybe with a story about something really remarkable that happened in the United States when just around the time that the book was launched. The book came out in September, and I wanted the book to come out timed with the big UN summit in New York. Your prime minister attended, and it was part of a momentum towards Paris. It was, the idea was that all the leaders were coming together, and we're going to make pledges, but of course it was all voluntary. It was sort of like a telethon for the planet. E vorrei sottolineare che l'argomento che è stato appena sollevato da Marika, quello dei movimenti di giustizia ambientale, è l'argomento che occupa l'ultimo terzo del mio libro, un tema veramente molto importante. E per sottolinearne il significato vorrei fare riferimento a un episodio che riguarda il momento in cui ho lanciato il mio libro negli Stati Uniti e ho voluto che potesse uscire a settembre in concomitanza proprio con questo vertice delle Nazioni Unite che si è svolto a New York, al quale ha partecipato anche Renzi, e l'aspettativa era che appunto si potesse attirare attenzione e impegno in preparazione per la conferenza di fine anno a Parigi. È chiaro però che gli impegni che i leader erano chiamati a assumere erano soltanto volontari, una specie di telethon per il pianeta. And so the in various groups in the United States and Canada were trying to strategize about what to do about this summit, because it was being called the leaders' summit. But of course we know that these are not climate leaders. These are climate abandoners. These are climate renegades. They're most certainly not leaders. And the leaders are outside. And the leaders are the people fighting them. E moltissimi gruppi negli Stati Uniti come in Canada stanno cercando di elaborare una strategia per rispondere appunto a questo vertice, anche in considerazione del fatto che era stato lanciato come il vertice dei leader, ma in realtà a partecipare non erano i leader per quanto riguarda le questioni del clima e ambientali, anzi erano coloro che il clima l'avevano abbandonato, che l'avevano tradito, e i veri leader invece erano fuori da queste sale di convegno. So what happened before the summit even started was the largest climate march in history. 400,000 people marched in New York City under what was called the People's Climate March. And it was a really remarkable gathering. It was unlike any environmental march I've ever been to, because it was not a march of the NGOs. It was not a march of the big green groups. It really was a climate justice march. And I think if you look at the march, you see you know, an x-ray, in a way, of the kind of movement that we need to build. And it can't just be for one day. It has to be every day. E prima ancora che iniziasse questo vertice si è svolta a New York la più imponente manifestazione per il clima mai visto, 400,000 i partecipanti in quello che è stato chiamato il People's Climate March, quindi la marcia per il clima della gente, del popolo. E nulla di simile si era mai visto, era completamente diverso rispetto a altre iniziative di manifestazioni per l'ambiente, in quanto non era una manifestazione, una marcia delle ONG o dei grandi gruppi ambientalisti, piuttosto era appunto un movimento portato avanti da movimenti per la giustizia climatica ambientale, e ci permette questa manifestazione di avere una specie di radiografia di ciò che occorre perché un movimento possa prendere forma e che non sia soltanto un'iniziativa per la durata di un giorno. So I think what that march managed to do for one day was pierce this idea that climate change is some far-off abstract issue that's a luxury that you care about if you don't have anything better to care about.
E la cosa importante era l'obiettivo essenzialmente di questa manifestazione, ovvero smentire l'idea secondo la quale l'ambiente è una cosa astratta, una cosa lontana, una tematica che soltanto appunto chi ha il lusso appunto, di farlo può occuparsene. So to give you a sense, you know, everybody, you go to a march of 400,000 people, everyone is going to see different things, but what I saw, some of what I saw that day was the march was very deliberately led at the front by indigenous people recognizing that we were on their land, and that they were delegations of indigenous people whose lands is being actively polluted by the extraction of fossil fuels. E è chiaro che ognuno potrà vedere cose diverse in un'iniziativa come questa, ma per me questa manifestazione è stata molto simbolica, anche perché a capo, in prima fila a marciare, vi erano dei rappresentanti delle popolazioni indigene sulla cui terra praticamente si va a sfruttare le risorse, anche nel caso di donazioni che erano state fatte di terre che invece adesso sono fortemente inquinate. And there were other what we call front lines, the people who are on the front lines of extraction, hugely represented. In particular, New York State has a massive movement against fracking. And they were there in force. And that's significant because since that march, they've won. They've won a ban on fracking across all of New York State, which is an incredible victory that took many of us by surprise. Especially because when the governor announced that he was going to ban fracking across the state, he said it was for health reasons. So he didn't, you know, hedge it and say we're going to have to do more studies. He said that the risks were simply not worth it. E a partecipare a questa manifestazione c'erano anche persone in prima linea contro l'industria estrattiva e soprattutto per quanto riguarda il fracking nello Stato di New York, un'attività molto diffusa, e devo dire che un successo importante c'è stato perché dopo questa manifestazione lo Stato di New York ha vietato la pratica del fracking, una vittoria impressionante che ci ha colto anche un po' di sorpresa. Il governatore, nell'annunciare questa moratoria, questo blocco sull'attività di fracking, ha detto che lo faceva per motivi di salute pubblica. Non ha detto che occorrevano altri studi, altre ricerche, ha semplicemente detto che il rischio era eccessivo. Quindi. There was also a large contingent of people from the South Bronx, which is one of the poorest neighborhoods in New York, and they were holding signs about how their kids have asthma rates 10 times the national average, so making the direct connection with health. There was also a huge contingent of nurses making the connection between extraction, climate change, and health. There were more workers than I've seen at any climate or any kind of environmental march. I mean, there had been a lot of work, a lot of outreach done with trade unions, particularly the Transit Workers Union and the nurses were very, very strong. E a partecipare vi erano anche moltissimi abitanti del South Bronx, uno dei quartieri più poveri di New York, e le persone lì mostravano dei dati secondo i quali i livelli di asma dei loro figli, dei loro bambini, erano 10 volte superiori alla media nazionale. Vi era anche una folta partecipazione di infermiere, di personale infermieristico, quindi rappresentanti appunto del settore sanitario, e anche moltissimi lavoratori, perché c'è stata anche la mobilitazione dei sindacati, soprattutto i sindacati del settore dei trasporti e dell'assistenza infermieristica. And it's also important to remember that this was New York City post Hurricane Sandy. So this is a city that understands climate change very intimately. So there were the communities that were hardest hit by that storm that flooded the city. But the people who were marching were people who had been hit the hardest, and there's a direct relationship between wealth, race, class, and who ends up getting hurt the hardest by a storm like that.
So some of the poorest neighborhoods in New York. And this is significant because the environmental movement has traditionally been a very middle class movement, and that finally is starting to change. E poi vi erano le persone che sono state duramente colpite dall'uragano Sandy, perché questa manifestazione, questo evento si è svolto dopo appunto questa tragedia, e quindi persone che avevano vissuto direttamente questo fenomeno che ha portato agli allagamenti della città e ha colpito soprattutto i quartieri più poveri. E questo ha permesso di sottolineare appunto questo legame tra condizioni di, economiche, razza, classe, perché poi alla fine a essere più colpiti sono stati proprio i più poveri. E questo ha rappresentato una svolta nel movimento, perché fino a questo punto si pensava un po' al movimento ambientalista come a una questione borghese, no, per persone di, della classe media, mentre invece coinvolge proprio anche i più poveri. And then there was a big contingent of the march that was called the Solutions Block, and this was devoted to what we want instead of this extractive economic model. And so it was people who are involved in the movement for decentralized renewable energy, representing all kinds of different energy cooperatives, people who are part of the local food movement, the urban gardening movement, the urban farming movement, and really a celebration of the alternatives that are that already exist. And this was also significant because these tend to be quite compartmentalized. We have the people who work on the alternatives and the people who resist, and we don't usually bring these conversations together. E poi a far parte di questa manifestazione vi erano moltissimi che sono stati chiamati il Solutions Block, quindi il blocco delle soluzioni, quindi le alternative che si proponevano alle attività estrattive. E abbiamo assistito anche alla partecipazione di moltissimi rappresentanti dei movimenti di decentramento per quanto riguarda lo sfruttamento delle energie rinnovabili, molte cooperative di energia rinnovabili, coloro che portano avanti progetti di coltivazione urbana, tutte quelle attività che sono delle alternative già disponibili oggi. Ed è stato importante vederle insieme perché fino a questo momento si ragionava un po' a compartimenti stagni, cioè quelli che proponevano alternative da una parte e i movimenti di resistenza dall'altra. Di questi movimenti, perché all'inizio il movimento di Occupy Wall Street nel proprio manifesto aveva fatto un lungo elenco di tutte le cose che non vanno con il capitalismo, ma mancava proprio la voce cambiamento climatico. E questo per me è stato sempre un problema, perché in realtà, se vai ad analizzare le cose, è il capitalismo a dichiarare guerra a tutti i sistemi vitali che sono la base della nostra esistenza su questo pianeta. Quindi è assolutamente il principale problema del capitalismo. In questo libro cerco di capire perché non abbiamo risposto adeguatamente alla sfida del cambiamento climatico, nonostante i moniti degli scienziati piuttosto allarmanti. C'è chi sostiene che questo sia insito nella natura umana, altri dicono che è perché i governi non riescono a trovare un accordo, ma in realtà questa tesi è assolutamente infondata, perché sappiamo bene che i governi sono riusciti a mettersi d'accordo quando interessava loro farlo, e i risultati in alcuni casi sono stati terribili, in altri, devo dire, ci sono dei precedenti, sono stati buoni i raccordi che sono stati raggiunti a livello intergovernativo. In realtà poi abbiamo visto che la gente in situazioni di crisi riesce a trovare una risposta con sacrifici, l'abbiamo visto in passato, in caso di guerra e in caso di momenti di austerity. Io dico che in realtà non sono le spiegazioni elencate sopra ad essere plausibili, c'è una controtesi, ovvero sia che in realtà è una questione di tempistica sbagliata, bad timing in inglese. And by that I mean that this crisis landed on our collective laps, when our governments started to meet and negotiate towards a climate agreement.
The moment when that happened was the late 1980s, specifically 1988. That was the year that the first intergovernmental meeting happened. It was the year that the IPCC was formed, the Intergovernmental Panel on Climate Change. it was also the year that James Hansen, probably the most famous climate scientist in the world, testified before Congress and said that he now had a 90% certainty that humans were causing climate change. E questa crisi è cioè finita addosso, ci si è riversata addosso quando i governi hanno incominciato alla fine degli anni 80 a negoziare appunto sul tema del clima, per essere precisi 1988, che è anche l'anno in cui si è istituito l'IPCC, che è il Intergovernmental Panel on Climate Change, quindi l'organismo intergovernativo sul cambiamento climatico, ed è anche la prima volta che appunto sono iniziati questi negoziati intergovernativi, ed è stato l'anno in cui James Hansen, eminente scienziato, ha prestato testimonianza davanti al Congresso degli Stati Uniti, indicando che al 90% aveva la certezza che il cambiamento climatico fosse dovuto al fattore umano. So the reason why 1988 was a terrible year for all of this to be happening is that it was the year before the Berlin Wall collapsed. It was the very time that Francis Fukuyama declared history over. It was the triumphant moment for neoliberalism and the acceleration of the so-called globalization project, the free trade era. And that was a big problem for a couple of reasons. One, that project has proven to be enormously high emission. Global emissions have exploded because of the success of this high consumer, very wasteful globalization project. But it's also, from a policy perspective, the very things that became sort of forbidden, heretical in this period, were exactly what we needed most. So essentially, we faced the essence of a collective problem that required unprecedented levels of collective action at the moment when the very idea of the collective sphere was coming under siege on every front, expressed through deregulation, privatization, those free trade deals, and later austerity. E l'anno in questione, l'88, è stato un anno veramente terribile in quel senso. Perché? Lo dico perché l'anno prima della caduta del muro di Berlino, l'anno quando Fukuyama ha previsto la fine della storia, il periodo in cui si abbracciavano tesi neoliberiste, quando si intensificavano le iniziative per promuovere un progetto di globalizzazione, di libero scambio. E questo è problematico per due motivi essenzialmente. Innanzitutto, questo progetto di globalizzazione ha portato a un aumento significativo delle emissioni, e questo progetto ha promosso alla fine tutta una serie di pratiche basate sullo spreco, che sono quindi insite in questo programma di globalizzazione. In secondo luogo, questo ha impedito la realizzazione di ciò di cui avevamo più bisogno, ovvero sia una impostazione collettiva. Era proprio in questo momento in cui sarebbe stato necessario un'idea appunto collettiva, ed è proprio qui che invece questo concetto è stato messo sotto assedio, e questo in nome della liberalizzazione, la privatizzazione, il libero scambio, per esempio l'India e la Cina da parte degli Stati Uniti di essere protezionista, cercando di bloccare le iniziative per esempio sull'eolico, sabotandone i programmi quindi. Lo stesso è successo quando, davanti al WTO, l'Unione Europea e il Giappone hanno protestato contro un piano che era stato portato avanti dallo Stato in cui vivo, l'Ontario, che prevedeva che dal 40 al 60% dei componenti delle pale eoliche, dei pannelli solari, dovessero essere prodotti localmente nell'Ontario. Ed è stato questo il motivo per cui i lavoratori e i sindacati si erano schierati a favore delle energie rinnovabili. Questo è stato un atto di realpolitik, era stata una forma di incentivazione che ha portato alla creazione di
40.000 posti di lavoro nel settore manifatturiero. Tutto questo è stato bloccato perché? Perché siamo stati accusati di pratiche sleali, pratiche protezionistiche davanti al WTO da parte del Giappone e dell'Unione Europea. Questa è una follia. E ogni qualvolta che i movimenti di base riescono a riportare delle vittorie, ecco che le aziende carbonifere per l'estrazione del carbone, che quelle che fanno il fracking, fanno appello nei tribunali commerciali sostenendo che sono stati violati i loro diritti di esportazione o di accesso alle risorse. So, before I wrap up this section, I just say that, you know, what I tried to do in the book is show how so many of the struggles that so many of us have been engaged in now for decades, you know, these are not new battles against these free trade deals, against privatization, to protect the public sphere, to reimagine the commons. This is the work that so many of us have been doing for so long. And there's been this strange discourse in the climate movement where it's sort of like, well, this issue is so important that it trumps everybody else's issue. And that's why I actually think there's been a lot of resistance in large parts of the left, because it's like, well, I don't want to stop doing what I'm doing, it's important. But in fact, it's the opposite. What climate change says to us is we have to keep doing what we've been doing and we can't afford to lose. Per concludere su questa parte, il mio libro sottolinea che nel corso di questi decenni si sono sviluppate una serie di lotte che però non sono nuove, lotte contro la privatizzazione, contro le pratiche di libero scambio, gli accordi di libero scambio, e sono iniziative che cercano di immaginarci appunto un nuovo sistema di beni comuni ed è sbagliato cercare di dire che ci sono un po' delle classifiche per cui alcune questioni sono meno importanti degli altri. Non è così che si dovrebbe procedere e bisogna continuare a ritenere importante questa lotta per il cambiamento climatico. And I, you know, I think it's sort of all fronts at once, all of the above. When it comes to information strategies, I think we do have to work to get these ideas into the mainstream, and we also have to develop our own media outlets, our own platforms. I do think, you know, as we look ahead to Paris, we should think about Paris very differently than we thought about Copenhagen, which was like very much like, please, leaders, come up with a deal, you know, tick, 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 we're waiting. We're not waiting for them. We know that nothing they come up with in Paris is going to be in line with what climate science is telling us. So I think that what the way we should think about Paris is as an information platform. And what we should be thinking about is what is the story we want to tell in Paris? Because, you know, as you point to these, you know, all these dots that climate connects, right? The kind of tax system that we need, the kind of services that we need, the kind of jobs that we need, the kind of societies we want, the kind of food we want. You know, we think of these as all different issues that we work on, but what we need to do is tell a coherent story of the transition that we want. You know, my last book was about how shocks have been moments for very damaging changes to our societies. I think we are poised for what we're calling the shock to shift. and we are in the midst of a shock. We're in the midst of multiple shocks, the climate shock, economic shocks. We now have a price shock with the price of oil dropping 60%. We need to harness this energy and use it to tell the story of the next economy we want, because everybody sees that the economy that we have is punctuated by from one disaster to the next. People are tired of it. They're shocked to death. If we can tell a story of a system that is stable, that is nurturing, and that is inspiring, most of all. And so I think we should think of Paris first and foremost as a storytelling platform. As you know, from now until then, we weave our movements together and we find a way to tell the story in the most compelling way possible. And part of that will be telling it in the mainstream with all the frustrations that will inherently carry, and it always will. And much of it will be in our own media that we produce.
And I think there will be some new media configurations because we don't really have spaces that are cross-sectoral enough. I hope that answers the question. But I also think shame, there's a role for shame when dealing with, sorry, I forgot that I'm speaking in English forever. Okay, whatever. No, I do think there is a role for shame simply in that I do think we need not only to be trying to convince the mainstream media to tell the story that we want, but also to expose the absurdity of and the absolute negligence of allowing the most important story in the world to be a footnote. It's not acceptable. Allora, questa è un'ottima domanda e dovremmo forse dire che dobbiamo agire su tutti i fronti che sono stati elencati, quindi usare i mezzi di comunicazione tradizionali, quindi quelli mainstream, ma anche i nostri sistemi di comunicazione, le nostre piattaforme. E tutto questo lo dobbiamo fare tenendo presente l'obiettivo di Parigi. Parigi sarà un'occasione molto diversa rispetto a quella di Copenaghen, quando quasi in ginocchio, supplicanti, ci siamo posti davanti ai leader del mondo pregando loro pazientemente di arrivare a una decisione e rimanendo in attesa. Noi non possiamo aspettare più. E a Parigi dobbiamo quindi assicurare che ci sia una nostra piattaforma di informazioni, perché lo sappiamo già, e a Parigi i leader non prenderanno le decisioni necessarie che rispondono a quanto ci insegnano gli scienziati sul cambiamento climatico. Dobbiamo quindi decidere quale narrativa vogliamo raccontare e sappiamo che ci sono tanti puntini che vanno collegati tra di loro, quindi parlare di servizi, di posti di lavoro, dell'aspetto fiscale, quello dell'alimentazione, sono diverse tematiche, però dobbiamo trovare un modo narrativo coerente. E questo perché? Perché sappiamo bene che ci sono state una serie di shock, che sono state anche il tema di un altro mio libro, tanti momenti di shock che sono stati fonte di gravi danni che hanno portato quindi a dei cambiamenti. Adesso dobbiamo pensare all'attuale shock come alla possibilità di cambiamento, quindi dallo shock al cambiamento, allo spostamento. E sappiamo che di shock in questo momento ve ne sono multipli su più fronti, lo shock economico, lo shock della diminuzione del 60% del prezzo del petrolio, e dobbiamo sfruttare questi aspetti per poter raccontare quello che è la nostra visione di una nuova economia, per questa nuova narrativa. Attualmente lo stato dell'economia è un disastro, la gente non ce la fa più, è stufa, noi invece dobbiamo raccontare la possibilità di un'economia più stabile, più attenta alle esigenze delle persone, e questa è una piattaforma narrativa che dovremo elaborare e presentare a Parigi, raccontandola in maniera convincente, usando sia i mezzi di comunicazione mainstream, sappiamo quanto sia frustrante farlo, però dobbiamo insistere, che i nostri mezzi. Abbiamo forse anche l'esigenza di trovare nuove configurazioni, perché non ci sono appunto spazi che possono abbracciare più settori ed essere più inclusivi attualmente. E dobbiamo anche puntare sul senso di vergogna, dobbiamo quindi denunciare quella che è stata la negligenza inaccettabile di permettere che quella che è la storia più importante per noi essere relegata a nota a piedi pari. Io ringrazio Naomi, adesso appunto l'idea è quella di aprire un dibattito con delle domande e dei contributi che provengano dal pubblico. Io